La promessa, anticipazioni, trama puntate dal 29 maggio al 2 giugno 2023. Il dramma di Yana. La promessa è la nuova soap opera spagnola che andrà in onda su Mediaset per tutta l'estate. Fin dalle prime puntate i telespettatori avranno modo di fare la conoscenza dell'intraprendente Yana, che sogna di lavorare per i marchesi di Luyan solo allo scopo di vendicarsi di loro. Yana vuole vederci chiaro su ciò che è successo alla sua famiglia e, al contempo, vuole che finalmente i responsabili paghino. Ecco che cosa sta per succedere. Lunedì, 29 maggio 2023. Cordova, 1913. Alonso de Luyan, noto marchese, vive nella sua tenuta chiamata La Promessa insieme alla sua seconda moglie e ai suoi quattro figli. Questi ultimi sono i gemelli Thomas e Catalina, nati dalle prime nozze con la sua defunta moglie, e poi ci sono Manuel e Leonor, frutto della sua seconda unione con Cruz, una donna altera e perfida. La famiglia inizia a cercare una domestica di supporto in occasione delle nozze di Thomas, che si sposerà a giorni con la ricchissima Jimena. Il matrimonio, in realtà, non è d'amore, ma è combinato proprio da Alonso, il quale è consapevole delle difficoltà economiche in cui sta versando la sua famiglia e vuole correre ai ripari attraverso questo matrimonio. Qui arriva Yana Exposito, che si presenta come candidata domestica di supporto per le nozze, e viene assunto. Attraverso il racconto che la stessa fa ai telespettatori e ai suoi flashback, si scopre il reale motivo per cui si è fatta assumere proprio alla promessa. Infatti, intende vendicarsi dei marchesi a causa di ciò che hanno fatto in passato a sua madre e suo fratello. Martedì, 30 maggio 2023. Attraverso i ricordi di Yana, si scopre che la madre di Yana, Dolores, era stata aggredita da alcuni uomini senza scrupoli che poi le avevano tolto la vita. Yana era riuscita a fuggire portando con sé il suo fratellino minore neonato, ma purtroppo gli uomini erano stati più veloci di lei ed erano riusciti a fermarla. All'epoca una ragazzina, Yana si era gettata nel fiume per sfuggire ai sicari che, a quel punto, hanno dato per scontato che fosse morta e si sono allontanati. La giovane invece è sopravvissuta ed ha sempre conservato nei suoi ricordi l'anello che indossavano gli uomini. Un anello che raffigura proprio la promessa, la tenuta in cui ora Yana si è fatta assumere. Il suo obiettivo è quello di fare luce su ciò che è successo, vendicarsi della famiglia e possibilmente individuare suo fratello, che potrebbe essere stato rapito e poi cresciuto dalla famiglia. Appena arrivata, Yana incontra il figlio di Alonso, Manuel, che le pone un invito gentile. Lei rifiuta con toni sgarbati ma poi inizia subito a dargli del voi e a comportarsi in maniera educata quando scopre che si tratta del marchesino. Manuel resta immediatamente affascinato dai modi di fare bruschi ma carismatici della nuova domestica. Mercoledì, 31 maggio 2023. Yana ha subito uno scontro con Cruz. Quest'ultima rimprovera con toni molto duri ed in maniera inopportuna la domestica Lola, ed immediatamente Yana interviene in sua difesa sostenendo che la giovane non abbia fatto nulla di male. Furiosa, Cruz decide di licenziarla, ma Yana non vuole arrendersi così facilmente. Quindi rimane forzatamente alla tenuta in occasione delle nozze di Thomas e Jimena. Dal canto suo, Manuel si dedica alla grande passione che ha per gli aerei e sta cercando di costruire un velivolo su cui decollare il giorno delle nozze di Thomas, come omaggio al fratello e per impressionare tutti. Arriva il momento delle nozze di Thomas e Jimena, così Manuel decide di salire sul velivolo e di divertire tutti facendo delle evoluzioni in aria. Purtroppo la costruzione non è stata effettuata nel modo corretto e fin da subito il piccolo aereo inizia a perdere quota velocemente. Poco dopo si schianta a terra e tutti sono terrorizzati all'idea che Manuel possa aver perso la vita al suo interno. A prendere l'iniziativa è Yana, che scava subito tra le lamiere e presta soccorso a Manuel, salvandogli la vita prima che divampi un incendio. Alonso è estremamente grato a Yana per aver salvato la vita di suo figlio e le offre così una ricompensa molto elevata in termini di denaro. La domestica però ha un'altra proposta da fargli. Giovedì, 1 giugno 2023. Yana ringrazia Alonso ma rifiuta la proposta, e gli dice che preferirebbe essere assunta a tempo pieno nella promessa piuttosto che ricevere adesso una somma di denaro. Alonso accetta in segno di gratitudine verso la ragazza, felice di averla alla tenuta, scatenando un'ondata di rabbia da parte di Cruz che ha già iniziato a provare una forte antipatia verso la domestica.
Durante la notte dopo le nozze, Jana si introduce nella camera di Alonso ed inizia a rovistare tra le sue cose nel tentativo di ottenere delle prove compromettenti che possano aiutarla a fare luce su quello che è successo a Dolores. Thomas però entra e la vede, chiedendole subito cosa sta facendo. Jana decide di essere sincera e dice apertamente al ragazzo che sta cercando disperatamente la verità in merito a ciò che è successo a sua madre e al fratellino. Jana mostra poi una foto di Dolores a Thomas, che sostiene di avere un'idea su ciò che è successo, ma invita Jana ad aspettare la mattina successiva così avrà conferma se ciò che crede è vero e potrà riferirglielo. Thomas capisce che Cruz è implicata nell'omicidio e nel rapimento e piomba nella sua stanza di notte, dicendole che ormai sa tutta la verità su quello che ha fatto. Venerdì, 2 giugno 2023. Thomas dice a Cruz che i suoi giorni alla promessa ormai sono finiti. Patricia, fuori di sé, prende un fermacarte ed accoltella ripetutamente Thomas, dicendogli che aveva già cercato di fargli capire che, se provocata, avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. Il giorno successivo viene trovato il corpo di Thomas e tutti restano sconvolti, soprattutto Alonso che ha perso il suo amato figlio. Jana capisce immediatamente che questo omicidio ha a che fare con la promessa che aveva fatto a lei la sera precedente, e cerca di agire. Nessuno sospetta di Cruz, mentre la polizia interroga la servitù e tutti gli ospiti della promessa. Gli investigatori, fuori strada, credono che la morte possa essere collegata alla situazione economica precaria della famiglia e al matrimonio combinato. Jana però sa il vero movente dell'omicidio. La giovane capisce qualcosa di più su quello che è successo grazie alla riluttanza di Simona nel parlare della madre. Cruz, però, ha organizzato il suo omicidio alla perfezione e spinge la polizia a credere che la prima persona di cui sospettare sia proprio Jana. Tra le domestiche Pia e Petra, intanto, si accende lo scontro. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra interessante questa nuova soap e credete che inizierete a seguirla? A voi i commenti. Anticipazioni La Promessa, puntate spagnole. Pia incinta dopo gli abusi di Juan. La Promessa, la nuova soap opera spagnola di Canale 5, racconterà ai telespettatori la storia di Jana, della sua vendetta e della sua famiglia. Al centro dell'attenzione però ci saranno anche altri personaggi, tra cui Pia, che purtroppo passerà un periodo molto difficile a causa di Juan. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni La Promessa, puntate spagnole. Juan abusa di Pia. Nella Promessa, la protagonista assoluta sarà Jana e il suo desiderio di vendetta nei confronti dei Luyan. Nel corso delle puntate, però, i telespettatori fanno la conoscenza anche della domestica Pia. Rispetto alla più anziana, Petra, Pia viene messa in secondo piano in quanto Alonso non la considera la sua ancella di riferimento ma solo una delle tante domestiche che lavorano alla tenuta. Pia è affascinata da Jana fin da quando la incontra, in quanto si rende conto che la ragazza riesce ad opporsi e a non farsi mettere i piedi in testa a differenza sua. Dopo il matrimonio di Thomas, però, i telespettatori fanno una scoperta agghiacciante che riguarda Pia. Approfittando del caos che regna in casa per via della fine dei festeggiamenti e dell'omicidio di Thomas, Juan porta Pia in un luogo appartato dove consuma la sua violenza contro di lei. Pia è disperata e prova a difendersi, ma sa di non poter reagire più di tanto per non mettere a rischio il suo lavoro alla promessa. Infatti la parola del barone Juan non verrebbe mai messa in dubbio e poi c'è Petra, che da tempo vuole rubare il posto a Pia per cambiare il suo ruolo, di cui si è stancata. Anticipazioni La Promessa, puntate spagnole. Pia scopre di essere incinta. Petra si rende conto che Pia si comporta in modo strano e che è a disagio quando è presente Juan. Non immaginando che il barone possa abusare di lei, la domestica crede che i due abbiano una relazione scabrosa e pensa ad un modo per sfruttare la cosa a suo vantaggio. Con il passare del tempo, Pia scopre di essere incinta del frutto di queste violenze e ne resta sconvolta. Così, inizia ad indossare una fascia alla pancia per apparire più magra. Questo dettaglio non passa inosservato agli occhi di Petra che si domanda come mai Pia si comporti in questo modo. I peggiori sospetti della domestica hanno conferma nel momento in cui Pia appare distrutta, piena di nausea ed ha anche alcuni mancamenti. Petra quindi pensa che Pia sia rimasta incinta dopo una relazione clandestina con Juan. Per questo motivo, desidera utilizzare questa cosa contro di lei.
Nel frattempo Pia, che non vuole perdere il lavoro, pensa ad un modo per cercare di fare alla luce il suo bambino senza insospettire nessuno, ma ovviamente questo sarà molto difficoltoso. Voi che cosa ne pensate? Credete che Petra farà venire alla luce la gravidanza di Pia e che cosa succederà? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.